fammi un favore, dobbiamo prendere la borsa e gli attrezzi di là. Me la porto subito, sì. Bravo. Scusate, che per caso sapete quanta strada c'è sta per la nuova chiesa di Paola? Siete quasi arrivato. Ma venite per la festa di inaugurazione. Sì? Ma volevo conoscere Francesco. Oh, se ci riesco, Ma certo che ci riuscirete. Lui riceve tutti. Ma siete ammalato? Chi? Io? No! Io sono venuto solo per conoscere la Francesco! Per il momento ha contato di conoscere la mia. Perché pure voi volete la gente? No! Io costruisco le chiese! Ma allora tu sei Mastro Antonio! Quello che ha diretto i lavori per la chiesa! Per l'esattezza! Allo paese mio, hai sentito parlare bene di lui! Ah, le vestiti fatto le mura in 4 e 4 8! Anche grazie ai bravi operai, un po' di scolacci, questo sì, ma lesti e dal cuore generoso, specialmente quando si tratta di lavorare per quel sant'uomo. Pensate, abbiamo costruito una chiesa, addirittura a Milazzo! Cristo, a Milazzo! A dove sta Milazzo? Sta in Sicilia, Milazzo. In Sicilia? Dunque, dove si chiudo? Ah! Dunque, le confratelle di Francesco aumentano del numero. Sì. Senti un po', ma è vero che pure loro guariscono la gente? No, per il momento guarisce solo lui. Ma perché? Volete farvi frate? Chi? Io? Che sto a pensare? E venite comunque alla festa, dai, pregheremo insieme a lui. Senti un po', che parlate di Francesco? Ma parlate di Francesco? Ti ho già detto che è un sant'uomo, e quindi ti ho detto tutto. Senti, che amico tuo questo? Sì. Senti, che è una parte di Francesco, dimmi qualche cosa a Francesco. È una buona persona, eh? Senti, è vero che ti sei lontano in favore solitudine negli boschi? Sì, e si cibava di radici. Con un cappellino. Che mi sta la piglia per i contenti? Ma no, è la verità. È la verità, a 15 anni pregava da mani a sera e viveva in una grotta. Questa. Dormiva per terra e usava una pietra come cuscino. Fu da allora che cominciò a manifestarsi in lui qualcosa di superiore. Del superiore? Si avvicinava sempre di più a Dio. Ah. Dalle parti mie se parla tanto dei miracoli del Francesco. Oh, ma se per tempo ha finito di parlare da uno che già ne fa l'altro. Ma ve l'ho detto, è un sant'uomo. Ma credo che le regole per i confratelli sono severe. Lavoro, digiuno, fede tantissima, ma soprattutto preghiera. Lavoro e preghiera non mi spaventa. Tu digiuno io non so cos'è. Oh, non ve lo volete vedere, lo sa? E venite, la compagna. Da qua? Di qua. Di qua? Di qua. Devi farla grande ancora di più, devi costruirla con la bontà che dà la gente. E così Francesco mi disse che era ancora poco il lavoro mio, ci voleva il cuore per dare a Dio la sua chiesa. E così Francesco che mi ordinò questa nuova chiesa che piace a lui, ora le campane le sta suonando insieme a noi. Don't pass.
Brigida, avete visto che bella festa? Brigida, avete visto? Sì, ma i problemi veri cominciano adesso, caro vostro amico. Con tutti i fedeli e malati che arrivano. La vostra chiesa è grande, è già piccola, non li contiene più. Vorrà dire che ne costruiremo una ancora più grande. Magari a Paderno, a Corigliano, a Spezzano, che se conventi ovunque. A vostro fratello Francesco, le buone iniziative non mancano. E tutti se conventi vorrebbero dire più cure, più bene e più amore per tutti. Parlate bene voi, che dovete ragionare solo per mattoni. Solo per mattoni? Ma la mia arte! Sì, arte. Antonio, possiamo portare via? Ah sì, sì, i lavori sono finiti. No, dico, guarda che bella chiesa che ho tirato su. È talmente perfetta che si poteva addirittura pregare dentro. Mastro Antonio, qui arriva gente veramente malata. E mio fratello Francesco non è un guaritore, è un frate. È Francesco, sorella Brigida, è molto più di un guaritore. È passato da Dio, ha stampato sulla fronte il sigillo degli angeli. Gli autorizzano miracoli e guarigione. Non è vero. Come dice sempre Francesco, i miracoli non li fanno, li fa Dio. Ma l'ho visto io con questi occhi, uno zoppo gettar via le stampelle, mentre lui impone le mani sul capo. Oh Signore benedetto, altri sofferenti. Thank you.
Guardate, Mastro Antonio, queste sono quelle che mi ha dato Francesco. Fai vedere. Indiri, Trifoi, Crescione, Maggiorana. E ci vuoi del barrio? Ma non è possibile che queste erbe guariscono a me cantilena, Mastro Antonio. Tu sei uno dei miei migliori operai. E ti sei fatto male mentre costruiamo questa chiesa. È vero o no? Certo che è vero. E allora guarirai. Ma la cicola selvatica. Abbi fede e vedrai. Che cosa? Che cosa vedrò? Che guarirai. E costruito a Dio la chiesa più bella del mondo. Guarirai. Ma Mastro Antonio. Francesco dice che se non si trova la forza nella fede per affrontare la vita, gli acciacchi e gli impedimenti che ne fanno parte, non si trova a Dio. Sì, ma io sto male. E non lamentarti, prega, spera, aiutati con la forza della fede e la volontà di guarire, perché credi che la vita di quel frate e dei suoi fratelli sia fatta di povertà assolute, rinunce, digiuni, picchi. E non lo so. Perché ogni rinuncia che doni a Dio ti allontana dal corpo e ti rafforza lo spirito. Ditemi che guarirò. Ma certo che guarirà! Anche lì! E poi la cicoria è buona! Piace anche a me! E allora perché non provare? Pregare e provare! Mi dispiace che non ci potrò essere voi per la costruzione della nuova chiesa. Ma non ti preoccupare, ce ne sarà una, tutta per Dio! Lavorare per me è importante! No, lavorare è importantissimo! È col lavoro che si ottiene la forza per poter continuare a sperare, a sognare e ad amare, edificare qualcosa che magari rimarrà qui per secoli. È un po' come curare l'anima. E cioè? Prendi la cicoria, andiamo poi la cicoria, dai, dai, l'hai presa? Dai, andiamo, forza.